preview file. This is a preview file. Allora, buongiorno a tutti. Seconda puntata dedicata a un Battisti completamente sconosciuto e con ospite Roby Matano. Ciao Roby. Ciao, ciao a tutti. Che è già stato ospite della puntata precedente, appunto perché lui è il vero scopritore di Lucio Battisti, colui che in fin dei conti si può dire che l'ha creato, perché se non ci fosse stata la sua perseveranza, la sua testardaggine a combattere per questo ragazzo che aveva un grande talento e che solo lui aveva capito che aveva un grande talento, come spesso succede in questo ambiente, che all'inizio nessuno riconosce il talento, poi quando uno fa successo diventano tutti i padri e genitori di quel successo e l'unico che l'ha creato viene disconosciuto. Per cui noi siamo rimasti nella puntata precedente che Lucio Battisti aveva firmato un contratto con la Ellen Chris di Elio Borroni e Christine Leroux, grazie anche all'insistenza di Roby Matano, che continuava a seguirlo però di nascosto perché gli seccava, era successo insomma nell'ambiente che lui fosse un po' preso in giro perché aveva scoperto Battisti ma non aveva ricevuto nulla in cambio, però aveva continuato per amicizia a seguirlo. Però e siamo nella fase in cui Lucio Battisti aveva già avuto dei risultati a livello di autore, o no? Che cosa era successo a livello di autore? Era successo che aveva appunto fatto alcuni brani che avevano già inciso, non mi ricordo, cioè una era Milena Cantù, I Ribelli, cioè qualcuno di questi qui, perché poi gli anni, sai, passano e quindi tante forse cose. Forse Bella di Giorno, Per una lira, questi pezzi qui erano cominciati. No, Dolce di Giorno no, è venuta dopo. Comunque c'era un gruppo di canzoni, che erano una quarantina che avevamo fatto. Di queste erano state scelte sette, che facevano parte del primo contratto che ho fatto con l'Eco Pen, che poi sono passati a Ellen Chris, questi brani. E a quel punto lì cosa lui voleva cantare subito. Allora lui ha cominciato a collaborare con Mogol e di questi sette brani, adesso meglio andare per ordine, del nuovo contratto con Christine, con Ellen Chris, aveva ricevuto anche, non mi ricordo la cifra, però un tot di lire per ogni brano ceduto in edizione. Anche di questo io non ho mai visto niente, quindi vabbè, è inutile che continuo a dirlo. E poi è cominciato Christine Leroux, avendo capito che aveva in mano qualcosa di importante, anche perché era molto bella, era molto intraprendente, ha cominciato a lavorare di brutto e quindi sono cominciate ad arrivare proposte. A quel punto lì lui ha incominciato a scalpitare perché naturalmente aveva gli impegni con i Campioni. Ah, perché lui intanto continuava a suonare nei Campioni. Continuava a suonare nei Campioni, continuavamo a provare. Anche perché era l'unica fonte di sostentamento a questo punto, quello sì, che guadagnava con i Campioni. Infatti lui viveva, una parte del tempo ha vissuto a casa mia, a Milano, perché siccome gli avevo trovato un posto in una pensione in via del Feste del Perdono, che è lì alla Università Statale, nel numero civico 1. Era una versione. Ti ricordi tutto proprio. Certamente, non mi fanno ridere quelli che sanno, non sanno niente. Allora, lui dormiva a casa mia. Dormiva a casa mia, io ho mandato mia moglie a dormire da sua madre,
e lui dormiva a casa mia per poter lavorare, perché nella pensione la proprietaria non voleva che al pomeriggio facevamo casino. Scusa Roby, ma una domanda che mi proprio sento di doverti fare: ma come mai a Lucio non è mai venuto in mente di dirti: senti, con tutto quello che stai facendo per me ti voglio riconoscere questo, se le cose andranno bene ti darò questo? Cioè, non c'è stato nessun tipo da parte sua di slancio economico, anche non solo di amicizia, perché l'amicizia va bene, ma poi deve anche tradursi in fatti concreti. Come mai non è mai accaduto questo? E come mai? Posso dire, naturalmente l'ho già detto, un po' per colpa mia. Probabilmente io sono o troppo romantico o forse sognatore, non so, chiamatemi come pare. Secondo me sono stato uno stupido. Secondo me un coglione, insomma, tanto per essere chiari. Questo no. Perché lui aveva, cioè, per esempio, un mio amico Fausto Leali, che anche lui è rimasto sconcertato da questa cosa, mi ha detto: ma come, era così facile arrivare a quel punto, poteva fare qualsiasi cosa per te, non ha mai fatto niente, anzi lui ha cercato, quando ha cominciato a funzionare, di nascondere tutto quello che ero io. Infatti, se tu vai a vedere, lui non parla mai di me. Mai. Mai. Tu non sei mai citato da nessuna parte. No. Se non ti autocitavi tu con questo libro, nessuno. Ma io, anche di quelli nuovi dell'ambiente, nessuno. Questa storia io, per esempio, non la conoscevo. No, ma guarda, io non mi sorprendo. Non mi sorprendo perché sono state messe in giro talmente tante stupidaggini, e talmente ognuno ha la sua da dire su Battisti, ma dicono delle cose veramente che a uno come me, che l'ho, come hai detto tu, l'ho creato, perché effettivamente l'ho creato. È quella roba lì. Tu puoi capire quanti sacrifici posso aver fatto io e quanta pazienza posso aver avuto, sapendo di aver trovato un genio come lo è, no? Per cui purtroppo si ricade sempre su quello, però lui non ha fatto assolutamente nulla se non, dico una parola grossa, approfittare di quello che ero io. Perché, ripeto, qualsiasi cosa, compreso il suo matrimonio, c'entro io, e l'ho raccontato nel libro, compreso quello, comprese tutte le quando c'erano amarezze o c'erano dispiaceri, ho sempre dovuto intervenire io, lui mi ha sempre chiamato. Quindi il rapporto è stato questo. Per quanto riguarda se lui ha fatto qualcosa per me, non ha fatto assolutamente nulla, perché addirittura per certe cose che io, certe cose l'ho aiutato, ho sostenuto io le cose da poter fare. Per cui a me, però, comunque questo è un discorso che non mi piace assolutamente, e tant'è vero che io a Lucio non posso non volergli bene ancora, con tanta amarezza per tutto quello che ho sofferto, perché io ve lo dico con tutto quello che sono, voi non avete idea di quello che io ho dovuto sopportare in questi anni e che sopporto tuttora. Per esempio, io non ho voluto più fare interviste, perché tanto quando fanno le interviste dicono: lui suonava con Battisti. No, io non suonavo con Battisti, io ero il capo orchestra che diceva a Lucio: abbassa il volume o alza il volume. Quindi, che sia chiaro questo, tanto per. E quindi si riduce sempre questo. Mi ha chiamato la Rai, lo dico, lo anticipo, tanto non ho. Mi ha chiamato la Rai pochi mesi fa perché volevo fare la trasmissione di Battisti, e io ho detto: guardate che non voglio, perché tanto so che mi farete una caterva di domande e poi ne taglierete il 99%, e quindi non andrà più in onda. Vabbè, comunque adesso la trasmissione va in onda. Sì. Io ho già visto che ci sono 700 nomi. Ci sono anch'io. Sì, perché io raccontato un episodio divertente, perché non,
non posso certamente dire come fanno molti di avere conosciuto come si deve. Io ho incontrato Battisti perché, lavorando alla numero uno, mi è capitato di fare dei viaggi in macchina per andare a Molteno da Giulio a fare sentire. C'era anche lui, magari l'ho incontrato una volta, l'ho incontrato con Mariano Rappetti, eravamo però da soli, mi ha fatto sentire la lacca di Anima Latina, ma parliamo già del Lucio Battisti. Ma a me io ero simpatico, ma finiva lì, cioè non c'era. Poi vabbè, ma io dico, Robby, a questo punto cosa succede? Succede che lui fa il grande successo, immagino che sia stato Balla Linda, cioè Balla Linda, poi è arrivato Mi Ritorni in Mente. Quando è che proprio alla fine non vi siete proprio, è finita anche da un punto di vista di frequentazioni questa storia qui, quando? La frequentazione è finita quando lui è partito, cominciò ad andare in America. È durato tantissimo, perché cos'è? Images era un disco del 76-77, cos'era? Sì, ma per parecchi periodi non ci siamo visti. Ogni tanto mi arrivavano qualche notizia da Antonella. Però ma io non l'ho mai cercato, però questo è il punto. Lui mi ha cercato quando faceva il on plane, mi chiamava e io andavo da lui alla Ricordi, quando c'era ancora la Ricordi in galleria, e mi faceva sentire i pezzi io e lui. Quando mi ha fatto sentire Emozioni, mi ha fatto sentire guardandomi negli occhi per vedere le reazioni. Questa era non so se era la sua preoccupazione o se era la soddisfazione. Comunque, beh, i rapporti erano questi. Ho capito. Senti, vabbè, poi dopodiché, a questo punto, poi non vi siete più. La cosa è finita così, non vi siete più sentiti, e questa storia si chiude così in pratica, giusto? No, allora, sì, allora la storia ha avuto dei risvolti abbastanza particolari. Uno con la numero uno. Allora, mi chiama Colombini, brevemente anche questo. Alessandro Colombini era il primo a cui avevo portato i provini di Lucio. E mi aveva detto che non gli piacevano, che la robaccia. Poi invece Colombini è diventato direttore della numero uno. Colombini mi ha scritturato e io avevo contratto con la numero uno. Come produttore mi occupavo dei giovani. Ho incominciato alla numero uno, poi un giorno incontro Lucio lì alla numero uno, come mai sei qui, mi stai a cercare? Io no, guarda, io non ti sto a cercare, io sto qui perché lavoro qui. Come lavori qui? Sì, lavoro qui. Ma chi ti ha fatto il contratto? Colombini. Rimane di gesso, perché tutta Milano pensava che io fossi lì per lui, invece lui non sapeva neanche. Questo gli ha fatto molto male. Infatti poi, tempo dopo, in una riunione, venne fuori una discussione con Colombini, tra Lucio e Colombini, e Lucio gli rinfacciò che ai tempi lui mi aveva rifiutato. Insomma, ci fu una lite. E a quel punto Colombini diede le dimissioni. Diede le dimissioni alla numero uno. Il giorno dopo io diedi le dimissioni anch'io. Mi chiamò Lucio. Ma come adesso che c'è sto io dai le dimissioni? Perché? Io, perché a me mi ha scritturato Colombini, quindi non ritengo giusto io rimanere. Me ne sono andato. E sai la risposta della numero uno quando mi è arrivata come liberatoria dal contratto? 3 anni dopo. Sì, sì, ho visto sul libro. Senti, sono quelle cose stranissime che succedevano almeno allora, perché c'erano anche dei rapporti strani fra le case discografiche e i produttori. Senti, Robby, va bene, io direi che mi sembra che abbiamo raccontato tutto, no? O c'è ancora abbastanza? No, ci sarebbe da raccontare, però siccome so che c'è poco tempo, poi diventa anche pesante, quindi non... Mi sembra che però le cose importanti sono state dette sia nella prima puntata che in questa puntata, un pochino più breve, però credo che abbiamo raccontato questa storia di Lucio, che sotto un certo aspetto
è molto affascinante. Sotto un altro aspetto lascio un po' l'amaro in bocca, perché appunto anche per una questione così di rapporti personali non è stata proprio edificante. Va bene, senti Roby, io ti saluto, faccio un bocca al lupo enorme al tuo libro che uscirà. Speriamo bene. E dai, poi ci si vede, magari ci si beve un caffè, ci si fa una cena appena la situazione. Volentieri, volentierissimo. Salutami anche Mara. Grazie. Ho avuto un anno fa, però vabbè, lei ha la sua strada bellissima, quindi. Ci vediamo presto. Arrivederci a tutti. Arrivederci anche a te e a tutti. Ciao.